Un posto al sole anticipazioni. Mariella spiffera il segreto di Silvia. Una verità verrà tristemente a galla nei prossimi episodi di Un posto al sole, sconvolgendo totalmente la vita di Silvia Graziani. E quanto trapela dalla trama di fine aprile 24, che preannuncia momenti da non perdere e grandi svolte. Come indicano gli spoiler, tutto comincerà quando Mariella noterà un certo nervosismo in Silvia e deciderà di effettuare le dovute indagini. La donna porrà una serie di interrogativi fin troppo indagatori alla sua amica che, sentendosi pressata e credendo di potersi fidare di lei, non esiterà a raccontarle quanto accaduto tra lei e Michele ad Indica. Come ben sapete, l'Altieri non ha affatto la fama di essere una persona discreta e riservata ed infatti si metterà subito in cerca di un confidente al quale rivelare lo scoop appena appreso. Presumibilmente la scelta ricadrà non sul marito Guido con il quale è in crisi, bensì o su Vice o su Salvatore. E dunque, mentre Mariella non sarà affatto in grado di custodire il segreto della Graziani esponendo quest'ultima a gravissimi rischi, Giancarlo si convincerà che la sua amata sia diventata fredda e distante a causa dei recenti alterchi avuti tra loro. Incomprensioni e litigi, infatti, saranno all'ordine del giorno ed il bancario ci apparirà sempre più inquieto. Alla fine, temendo di perderla, opterà per un passo azzardato quanto significativo, chiederà a Silvia di sposarlo. L'uomo spiegherà che la loro love story procede già da diverso tempo ormai e le farà capire di volerla portare ad un nuovo importante livello. Ancora non sappiamo quale sarà la risposta di lei, ma pare che risponderà di sì. Quel che è certo è che Michele, venuto a conoscenza della novità, precipiterà nel più totale sconforto. Non dimentichiamoci di Fabiana. La giornalista che il Saviani ha conosciuto a Milano durante il suo passato soggiorno continuerà a far ingelosire la proprietaria del Vulcano che mal digerirà la sua presenza a Napoli. Ed avrà sempre più paura di perdere suo marito per sempre. Silvia riuscirà mai a fare chiarezza nel suo cuore? E soprattutto come e in quale modalità Giancarlo verrà a conoscenza del ritorno di fiamma tra la sua compagna e Michele? Lo scopriremo presto. Intanto, i nuovi spoiler precisano che Saviani prenderà una decisione inaspettata. Cosa riguarderà? Un posto al sole anticipazioni. Damiano e Nunzio uniti contro Torrente. Nei prossimi episodi di Un posto al sole la tensione sarà altissima per quanto accaduto alla povera architetta Diana della Valle. Attualmente, la donna si trova ancora in ospedale, a lottare tra la vita e la morte. Presumibilmente, non è affatto rimasta vittima di un incidente stradale ma di un vero e proprio pestaggio ad opera del suo losco fidanzato, Flavio Bianchi. Quest'ultimo l'ha poi lasciata morente sull'asfalto per deviare le indagini della polizia e portare gli inquirenti a seguire la pista del pirata della strada. Nunzio, fermamente convinto che l'architetta sia rimasta vittima di un attentato, andrà in escandescenze quando si imbatterà nel manager. E non esiterà a smascherarlo. Il subdolo imprenditore, sempre più preoccupato di finire nei guai, chiederà poi al boss Torrente il suo aiuto ed ovvero di provvedere ad uccidere Diana per fermare i suoi propositi una volta uscita dall'ospedale. Come preannunciano gli spoiler, questa vicenda ci accompagnerà ancora per tanto tempo. Torrente, infatti, giocherà un ruolo di primo piano non solo in questa storyline, ma anche in quella che sta provocando immenso dolore a Rosa. Quest'ultima, infatti, subirà minacce sempre più preoccupanti, che rischieranno di concretizzarsi in gesti pericolosissimi. Ma ancora! Nelle prossime puntate, ampio spazio verrà dato alla poliziotta Marta Anselmi che aiuterà il giovane Cammarota ad investigare sui nuovi malavitosi del centro storico, oltre che sull'aggressione ai danni di Diana. Se con quest'ultima lo chef riuscirà a raggiungere una buona sintonia, non si potrà dire lo stesso del commissario Elio Schipa, che pare lo prenderà in antipatia. Questo suo comportamento ha portato i fans di Un posto al sole ad insospettirsi. Nella polizia c'è un infiltrato con lo scopo di informare prontamente il boss riguardo a ciò che succede. Al momento si tratta soltanto di ipotesi in attesa di conferme ufficiali. Quel che è certo è che, nelle prossime puntate, anche Damiano scoprirà, grazie ad Edoardo, che Flavio è associato con Torrente. Quest'ultimo, intanto, colpirà ancora ed a pagarne le conseguenze saranno due persone molto vicine a Renda.
Nel frattempo, Nunzio continuerà imperterrito a portare avanti le sue indagini e, ad un certo punto, il suo percorso si incrocerà proprio con il nuovo compagno di Viola. Infine, gli spoiler svelano che una geniale intuizione di Cammarota avvicinerà Damiano ad una drammatica verità. Di cosa si tratterà? Un posto al sole, anticipazioni ed interviste. Antonella Prisco, alias Mariella Altieri, rivela cosa succederà al piccolo Lorenzo. Come ben sapete, Mariella Altieri sta attraversando dei momenti davvero critici sul versante sentimentale. Il suo matrimonio con Guido, causa le recenti incomprensioni, sembra davvero arrivato alla fine. Il vigile non si sta sforzando minimamente di riparare le crepe che si sono insinuate nel loro rapporto, forse perché, in cuor suo, sente che la sua love story è già arrivata al capolinea da tempo. A vestire i panni di Mariella è la bravissima attrice Antonella Prisco. In una recente intervista, l'interprete si è soffermata a parlare della sua vita privata e del suo personaggio e, in particolare, del suo ruolo di mamma. Ha spiegato di aver attraversato un grande cambiamento. I figli sono una grande opportunità. Impongono di fare una scelta, di reagire e di capire qual è la lezione da trarre in tutte le circostanze. Un figlio, a suo dire, mette i genitori davanti a tutto ciò che non si è risolto per davvero. E ogni volta è necessario guardarsi dentro, per trovare un equilibrio sia per la propria persona che per la coppia. L'attrice ammette che non è facile per lei conciliare marito, bambini e lavoro. Nonostante questo, si sente soddisfatta e felice. Tornando ad Un posto al sole, i telespettatori sono curiosi di scoprire cosa accadrà tra Guido e Mariella, anche perché rappresentano una delle coppie più divertenti ed amate. A detta della Prisco, quella dei due vigili è la storia di due persone normali che, di fronte agli urti della vita di tutti i giorni, cercano di capire cosa vogliono davvero. L'attrice si augura che riescano a superare il loro difficile momento ed a ritornare più uniti di prima. Non può fornire spoiler, per motivi di riservatezza, su cosa accadrà concretamente, ma quel che è certo è che il piccolo Lollo diventerà centrale nella narrazione nei prossimi appuntamenti. Perché? Forse il bambino, pur essendo molto piccolo, si è accorto della crisi che stanno attraversando la sua mamma ed il suo papà. Staremo a vedere. Comunque sia, Antonella Prisco ha ammesso di adorare il personaggio che impersona da 10 anni, in quanto, grazie a tale ruolo, è riuscita a mostrare al pubblico tante sfumature di sé nonché tantissime emozioni diverse. Ammette di aver assecondato il corso degli eventi e di essere felice per la fiducia che autori e fans gli hanno accordato. Ora i nuovi spoiler indicano che, prossimamente, Mariella si lascerà scappare qualcosa di troppo riguardante Silvia, rischiando di far venire il segreto del tradimento ai danni di Giancarlo di pubblico dominio. Inoltre, per accorciare la distanza imposta da Guido, Mariella inizierà a sedurre Alberto Palladini, nella speranza di far ingelosire il marito. Per riuscire nel suo intento, seguirà alla lettera le dritte di Bice. Farà bene a fidarsi di quest'ultima? Un posto al sole, anticipazioni ed interviste. Benedetta Valanzano rivela cosa succederà in futuro tra Nico e Valeria. Sul set di Un posto al sole, dopo una lunghissima assenza, è ritornata Valeria Pacello, ex di Nico, con la quale l'avvocato ha scelto di riprendere il percorso interrotto anni addietro. I due, per puro caso, si sono incontrati sulla neve in Trentino Alto Adige e, tra uno sguardo e l'altro, è riscoppiata la passione. Manuela, dopo averli visti insieme seminudi, ha reagito malissimo. E, grazie all'aiuto ed al sostegno morale della sorella Serena, sta cercando di dimenticare il Poggi per riprendere in mano le redini della propria vita. Cosa succederà nelle prossime puntate? A fornirci qualche anticipazione ci ha pensato l'attrice Benedetta Valanzano, che veste i panni di Valeria. Secondo l'interprete, al momento i due si stanno godendo il ritorno di Fiamma con leggerezza, spensieratezza ed allegria, dal momento che vengono da un passato difficile. Lui ha perso l'amata moglie Susanna Picardi, mentre lei è reduce da una dolorosa separazione. Manuela, in tale vicenda, rappresenta un po' la terza incomoda, si dimostra molto gelosa di questa novità sentimentale e non riesce affatto a metabolizzarla. L'atmosfera è molto frizzante e i fans, al momento, sono divisi tra il team Manuela e il team Valeria. Ma ancora.
la Cirillo, nonostante abbia intrecciato una relazione con l'affascinante costabile Altieri, non è mai riuscita veramente a dimenticare l'avvocato e soffrirà tantissimo tutte le volte che lo vedrà insieme a Valeria. Benedetta ha anche specificato che Nico sembrerà dimenticarsi completamente della gemella dato che, grazie a Valeria, ritroverà la voglia di vivere e di amare, entrambe perse dopo la tragica dipartita di Susanna. La proposta di ritornare a recitare in quel di Un posto al sole è arrivata alla Valanzano poco dopo la scomparsa del suo amato papà, grande estimatore della soap. E, convinta che il suo rantre sia stato una sorta di dono dal cielo, dal momento che sente l'energia del papà intorno a lei sempre. Benedetta, oltre a vestire i panni di Valeria, ha anche aperto un laboratorio teatrale per bambini a Napoli, realizzando così un suo grande sogno nel cassetto. Voi cosa ne pensate? Nico è veramente innamorato di Valeria? O nel suo cuore, in fondo, c'è ancora spazio per la Cirillo? A breve, a vivere momenti di tensione, sarà proprio il piccolo Jimmy, figlio di Nico e Micaela. Il bambino si ritroverà alle prese con l'inaspettata separazione dal padre. Riuscirà nonno Renato a confortarlo ed a rendergli il tutto meno triste? A quanto pare, a stargli accanto, ci penserà zia Manuela. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.